Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Si chiama Zubochisky, che in russo significa stuzzicadenti. L'originale mostra è inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Trentini. La rassegna racconta una storia familiare tra l'Italia e San Pietroburgo alla fine dell'Ottocento, sullo sfondo delle avventurose vicende dei cromeri tesini. Percorrere gli scenografici pannelli di Zubochisky è un po' come entrare dentro la storia e i personaggi dell'emigrazione trentina. Virginia, Nicolai, Angelo, Tatiana, Carlo sono solo alcuni dei tanti protagonisti di questa straordinaria avventura, emersi da una polverosa scatola dimenticata in soffitta e che oggi ci sembra un po' tutti di conoscere, perché, e questo il messaggio della rassegna, ciascuno di noi ha la sua memoria e le sue storie da coltivare, scoprire e recuperare. Promossa dalla Presidenza del Consiglio Provinciale di Trento a cura di Nicola Sordo con il coordinamento di Marta Marchi. In via Manci 27 a Trento tutti i giorni, esclusi festivi, fino al 9 settembre prossimo. Lussuosa residenza del Settecento nel cuore di Trento, appartenuta alla famiglia Trentini, Palazzo Trentini è oggi la sede del Consiglio Provinciale. Fregiato e affrescato da apprezzati pittori e stuccatori dell'epoca e recuperato negli anni Ottanta grazie al sapiente restauro dell'architetto Michelangelo Lupo, il palazzo apre le porte ai visitatori. Dal 6 agosto al 15 settembre sarà infatti possibile percorrere le favolose sale e gli ambienti dove abitarono i baroni trentini e ammirare gli affreschi, i preziosi soffitti, gli intarsi lignei, oltre agli arredi e ai dipinti scelti con cura dall'architetto Lupo per documentare gli orientamenti culturali del Settecento ed evocare il prestigio dei proprietari. È possibile prenotare una visita guidata gratuita dal martedì al giovedì dalle 14 alle 16 rivolgendosi ai contatti in sovrimpressione oppure contattando direttamente il Consiglio Provinciale di Trento. Le visite si svolgeranno in ottemperanza alle norme Covid vigenti, il numero massimo di 5 visitatori. Si entra solo muniti di Green Pass. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.